descrivere ciò che io voglio essere nella musica. Molto bello, hai fatto un mix rendendolo personale, insomma. Sì. Senti, questo è il tuo debutto ufficiale discograficamente parlando, no? A 17 anni, però hai già fatto delle cose, ho letto che hai fatto un programma televisivo, fai parte anche di una crew, giusto? Di una crew di ballerine, però, in questo caso, perché oltre al canto la mia grande passione è anche la danza. Come ci racconti questa canzone che si intitola Adesso lo so? Allora, Adesso lo so è una canzone che ho scritto in un momento in cui nella mia vita stavano succedendo un sacco di cose, diciamo, non brutte ma neanche belle, e quindi mi stavano causando una serie di problemi miei che non mi facevano essere felice al 100%, e quindi il fatto di poter scrivere ciò che mi tormentava in una canzone mi ha permesso anche di sfogarmi, e quindi Adesso lo so è proprio, diciamo, aver trovato la soluzione a quei problemi, e quindi la soluzione è proprio la musica, perché in questo caso, come anche penso per tante altre persone, la musica è proprio un mezzo di sfogo, no? È un mezzo per trovare la soluzione ai propri problemi, che nel mio caso mi stavano consumando come se fossero stati una malattia. E allora il problema, cioè la soluzione che ho trovato, è proprio quella di affrontare i problemi e lasciare indietro, come fanno gli alberi con i rami morti, ciò che ti fa star male, e riuscire a trovare in te stesso la risposta, riuscire a convivere con quello che sei tu e trovare da te la risposta cercandola nelle cose che puoi fare tu. Molto bello, un bel messaggio, indubbiamente. Senti, noi adesso andiamo ad ascoltare Adesso lo so, però diamo le coordinate, immagino che, insomma, sei giovanissima, sarai anche social, per seguirti, raggiungerti, come si fa? Allora, su YouTube si possono trovare entrambi i miei canali, perché ce ne ho uno da artista, comunque da Giachido, che si chiama proprio Giachido, e invece un altro personale dove pubblico video anche dove ballo, che si chiama Fabienne Jacquemot, che anche se è un po' complicato il nome, ma è trovabile. E invece su Instagram mi chiamo Fabi Giachido, Fabi.Giachido, e potete trovarmi anche lì, come su Spotify, sempre Giachido. Bene, quindi tanti punti contatto. Noi adesso andiamo ad ascoltare Adesso lo so, e ti ringraziamo per essere stata qui a Ora Musica. Grazie a voi.